Ciao a tutti ragazzi e ben ritrovati sul mio canale YouTube. Per questo secondo video, come promesso, parleremo della pista su terra del Rally Club Team che verrà inaugurata nel 2021. Prima di tutto voglio ringraziare davvero di cuore tutte le persone che si sono iscritte al mio canale e che hanno guardato il mio primo video. Dopo solo alcuni giorni eravamo già tantissimi nel mio canale. Quindi grazie davvero di cuore. E voglio subito rispondere ad alcune domande che mi avete scritto. Vi ricordo che per chi volesse scrivermi potete farlo alla mia mail marco131@gmail.com oppure nei social in Instagram o Facebook. Vi lascio sotto in descrizione tutti i link. Una delle domande che molti mi avete fatto è perché ho una bottiglia vicino ai trofei. Beh, presto spiegato. Questa bottiglia è una bottiglia celebrativa. Ve la faccio vedere. Ed è la bottiglia che celebra i 30 anni della vittoria mondiale di Mickey Biasion. Quindi sta vicino alle coppe. Qualche tempo fa è stata fatta una cena in scuderia con tutti i soci del Rally Club Team e come ospite c'era proprio Mickey Biasion, che ha voluto donarci un paio di queste bottiglie a tiratura limitata e io sono veramente fiero di averne portata a casa una con me. Un'altra domanda che in molti mi avete fatto è quali modifiche sono state fatte alla mia 131. Beh, per rispondere a questa domanda vi farò un video dedicato proprio sulla mia 131. Ma adesso concentriamoci su questa bellissima pista su terra del Rally Club Team. La pista è stata pensata e progettata direttamente da noi e grazie all'aiuto degli scavatori è stata costruita. Si trova nel comune di Cogollo del Cengio, in provincia di Vicenza. E pensate, è lunga quasi un chilometro ed una larghezza di 9 metri. Ovviamente tutta la pista è recintata, con due grandi punti di accesso per le vetture. Per quanto riguarda invece l'esterno della pista per il pubblico, per le auto, per i carrelli, i gazebi, misura 12 ettari. Nelle immagini che seguono vi dico subito che la pista era appena stata fatta, quindi non ancora finita al 100%, ma comunque delineata. Non mi resta quindi che lanciare il video e noi ci vediamo dopo. Thank you.
Bene ragazzi, questi erano alcuni giri di pista, finché le gomme hanno deciso di abbandonarci. Noi ci siamo divertiti veramente tanto, ovviamente sempre di traverso come nel mio stile. Questo video giunge al termine e vi vorrei salutare dicendovi che questo canale dal prossimo video si trasformerà in due format ben distinti. Uno diventerà un videoblog dove seguirete me e Lara nelle nostre competizioni, nel pre-gara, nel gara e nel post-gara con camera car ed esterni. L'altro sarà un format totalmente nuovo per me. Infatti andrò a provare le auto storiche non che hanno fatto la storia di rally e conoscerò i proprietari delle macchine. Ditemi qui sotto in descrizione cosa ne pensate di questa idea. Come sempre, se il video vi è piaciuto lasciate un bel like e vi ricordo di iscrivervi al canale per aiutarmi a farlo crescere. Noi ci vediamo alla prossima. Ciao!